la Gazzetta di stamattina titola la terapia dell'UDC, il rinnovamento si fa con la capacità. Diciamo che di solito si dovrebbe fare così con tutti. Qual è dell'UDC se c'è? Il cambiamento non deve essere solo uno slogan, deve essere tramutato in fatti, questo vuole essere anche il significato della nostra presenza in questa competizione elettorale, quindi la forza della concretezza, la forza del buonsenso nel centrodestra, perché occorre molto buonsenso e occorre molta concretezza per dare una svolta alla regione, e lo si può fare perché le risorse ci sono, e sono sicuro che Iole Santelli sia la candidata ideale per fare anche questo lavoro, e noi rappresenteremo tutto questo, concretezza, buonsenso nella coalizione di centrodestra. Secondo qualche osservatore è una campagna elettorale che non si sta giocando sui contenuti, sui programmi. Noi faremo esattamente il contrario, sappiamo esattamente dove mettere le mani, perché senza avere un'idea strategica di quello che si vuole fare non si va da nessuna parte. Ecco, noi qualche idea l'abbiamo, sia nel settore della sanità, nel settore dell'ambiente, nel settore del lavoro. Bisogna dare una svolta alla regione utilizzando le risorse che ci sono, ripeto, ci sono, solo di fondi europei ci sono 1.700.000.000 da spendere nei prossimi 3 anni che possono essere spesi, quindi l'impegno che noi ci prendiamo è fare in modo che ci sia una squadra regione che sia in condizione di spendere queste risorse, perché queste risorse significano innovazione per la regione, significano posti di lavoro per i giovani, significano risposte concrete ai problemi della gente di questa regione, ed è questo quello che noi vogliamo fare con la nostra presenza in questa campagna elettorale. Ecco, i nomi nelle liste dell'UDC sono nomi interessanti per quanto riguarda tutta la regione Calabria. In teoria si dovrebbe fare un bel risultato? Io mi auguro di sì, sono nomi fatti da persone che hanno avuto esperienza politica, perché senza esperienza non si va da nessuna parte, esperienza politica, e persone che vengono anche dalla cosiddetta società civile, che hanno dimostrato nel corso della loro vita di saper fare gli imprenditori, saper fare i professionisti. Ecco, tutto questo l'abbiamo messo insieme attraverso il lavoro fatto nell'ultimo anno, in maniera molto meticolosa, molto seria. Abbiamo fatto delle liste che appunto possono rappresentare all'interno del centrodestra una forza moderata, responsabile, di buonsenso, concreta, cosa che occorre molto in questa regione, concretezza. Il centrodestra si immagina dopo il 26 gennaio, dopo il voto in Emilia e Calabria? Un centrodestra senza un centro moderato rischia di portare il paese a sbattere. C'è bisogno di costruire una grande forza moderata nel nostro paese, e l'UDC vuole fare questo, cioè ricostruire una forza moderata di ispirazione cristiana, e non solo cristiana, ma anche mettere insieme a noi tutti i riformisti italiani, così come abbiamo fatto in questa competizione elettorale calabrese, rimettere insieme quest'area moderata di buonsenso, perché altrimenti il centrodestra senza una forza di buonsenso non riuscirà a governare questo paese. 18 rinasce l'UDC. 18 rinasce, cioè, rimetteremo insieme tutto l'associazionismo cattolico e non solo, ma anche associazioni di altro genere intorno all'UDC, tenteremo di rilanciare questo nostro progetto non solo come abbiamo fatto in Calabria, ma in tutta Italia. Grazie.